Edizione straordinaria qui dalla Viva Wrestling. C'è stato un attacco inaspettato alla presidentessa Jessica Magno. La presidentessa è stata attaccata e adesso all'ospedale in condizioni critiche. Stiamo indagando su quello che è successo. Rimarrete qua chiusi finché non salta fuori il colpevole. Ma io devo ancora mangiare. Se non salta fuori il colpevole rimarrete chiusi qua dentro. Io ho una riunione urgente. Non interessa. Oh, ma questa è la mia chiave! Questa, quanto cazzo l'ha presa? Questa! È una cosa in merda! Oh, questa è stata utilizzata per colpire la presidentessa! Ma io non so manco di che cazzo stai a parlare! Oh, questa è la mia chiave, io ne ho perso una! Prima si scommette alla federazione, poi libera quel cataclisma con le gambe di shock! Signori e signori, ho trovato alcuni indizi e vi posso dire il nome della servitrice del presidente. Chi è stato? Chi è stato? Chi manca? Killer Mask! Vieni qua, Killer, vieni! Ti voglio subito sul ring! È aperto. Si rivede! È atonica! Non sei contento? Ma che ci fai qua? Caro amico mio, quanto tempo! Posso? Grande atonica! Grazie! Wow. Amico mio, questa sera il tuo campione Killer Mask non sarà presente. Parola mia. È tornato Shock. È tornato Andres Diamond. E adesso è tornato anche Ape Atomica. E la sai una cosa? Voglio la mia title shot! Colpo di scena. È giusto così. Però non sei l'unico ad avere una title shot qua. Anzi, c'è qualcuno che la può avere quando vuole. Vincere o morire. Ecco. Appassionati del wrestling italiano veramente autentico, Johnny e il Puto Puttini e Stefano The Voice Gabrielli vi danno il benvenuto qui, dove la passione per il wrestling è viva! Viva! Attenzione, perché vediamo qui una situazione molto molto intricata.
L'ape atomica è tornata ed è andata subito verso Marco Folloni, il quale sta compiendo un'indagine per scoprire chi ha aggredito la presidentessa Jessica Magno. In questo caso Ape Atomica è arrivata con la cintura, non sappiamo bene cosa sia successo, non ce l'hanno spiegato, vuole la sua title shot, ma la sua title shot ce l'ha anche Shock, il quale è venuto con questo contratto in mano e vuole incassare. Esattamente, il contratto che ricordiamo è stato dato dal presidente Jessica Magno proprio dopo aver battuto Andres Diamond. E adesso abbiamo di fronte due pilastri, due atleti che hanno scritto la storia della Viva Wrestling. E vediamo l'arbitro alzare al cielo il titolo nazionale italiano, che era la vita di Killer Masco. Assolutamente sì, non sappiamo come sia arrivato lì, l'unica cosa che sappiamo è questa, è ufficiale. Shock contro Ape Atomica, chi vincerà tra i due sarà il nuovo campione italiano di wrestling. Tutto questo farebbe pensare che sotto la maschera di Killer Mask ci fosse Ape Atomica, ma la stazza fisica, i tatuaggi sono totalmente diversi. Decisamente sì, direi che questo mistero è molto molto più fitto di quanto sembrava quando è uscito Marco Folloni a dire io ho capito tutto. Molto probabilmente non si è capito ancora molto, ma intanto il match è partito e Shock con questa prova di forza ha battuto Ape Atomica e lo ha scagliato a terra. Vediamo Ape Atomica, Ape Atomica che teme Shock, sa la forza di questo atleta con il quale si è già scontrato in passato, quando ancora Shock veniva definito la roccia. Assolutamente sì, infatti si vede i colpi di Shock sono potentissimi e già la schiena dell'Ape Atomica comincia a sentire il contraccolpo di queste mazzate decisamente forti, ma Shock sembra un po' deconcentrato, più concentrato sul pubblico. Infatti si prende questo arm drag e poi un dropkick direttamente sul mento. Due atleti che voglio ricordare a chi ci segue da tempo, intanto vediamo l'Ape Atomica, erano alleati e dovevano combattere assieme per essere il primo campione nella storia della Viva, fino a che un infortunio ha fatto ritirare la roccia. E vediamo la Ape Atomica che vola! Assolutamente, questo springboard e vola fuori dal ring, mandando al tappeto Shock, il quale fa conoscenza anche con quello che non è semplicemente il tappeto del ring, ma il cemento che c'è al di fuori. E ora la Ape Atomica è pronta a ripartire e ad andare a prendere la terza corda per volare contro il suo avversario. Dopotutto l'atleta romagnolo viene definito l'Ape Atomica per queste sue capacità. Vediamo una Swanton Bomb non andata a segno. E ora la schiena dell'Ape Atomica fa davvero male dopo anche quei colpi subiti in precedenza da Shock, che ora va di nuovo verso l'avversario per mettergli le dita negli occhi, e questo non fa per niente bene all'Ape Atomica. Una storia d'amore e odio tra i due atleti che si è consumata negli anni, finalmente sono arrivate a questa contesa per il titolo. E intanto vediamo Shock che ha atterrato l'atleta romagnolo con un pugno chiuso e ora continua a colpirlo al volto. Sì, decisamente molto scorretto in queste fasi Shock, sta cercando di andare al paletto pronto per fare qualcosa, sicuramente sta per caricare un colpo ai danni dell'Ape Atomica. E vediamo che l'Ape Atomica sta... ma no, attenzione, perché Shock ha liberato il paletto dal sostegno e ora il palo è nudo e crudo e quello è proprio ferro e... bruttissimo colpo per l'Ape Atomica, che ha impattato col volto già ferito contro i ganci di metallo al paletto. E ora Shock non vuole veramente sapere, l'arbitro non è riuscito nemmeno a mettere a posto il paletto e ancora un altro colpo violento, 1-2, no, l'Ape Atomica ancora una volta riesce a uscire e ora viene presa in questa mossa che non credo farà cedere il suo avversario, ma Shock in questo modo sta cercando di immobilizzare e fare del male al collo dell'Ape Atomica. Lo sappiamo, per un atleta che fa certe evoluzioni sul ring il collo è una delle parti fondamentali. Molto molto resistente l'Ape Atomica, d'altronde la posta in palio è altissima, si tratta del titolo nazionale italiano di wrestling. Shock molto scorretto, ha tirato per i capelli l'Ape e lo va a colpire nuovamente al tappeto. Sì, questi elbow drop sono veramente violenti, soprattutto quando tu sei a terra, e ora il tentativo di schienamento non va a segno, forse qui è un pochino prematuro, non è ancora maturo il tempo per andare a schienare il proprio avversario. Shock ora lo alza e vediamo cosa ha in serbo per l'Ape Atomica, lo porta ancora all'angolo, là dove quel ferro nudo va contro la nuda carne, e questa volta due corpi nudi che si incontrano non si fanno del bene. Mamma mia, continua a colpirlo sul paletto dove ci sono i ganci di ferro scoperti, la schiena dell'Ape Atomica sarà ridotta a brandelli.
Shock sta cercando veramente di fare del male all'avversario, sta cercando di finirlo in quello che è uno degli elementi principali per l'Ape Atomica, cioè l'utilizzo della schiena, la mobilità, quella cosa che può rendere veramente forte l'atleta romagnolo. Sta lavorando la schiena ed il volto del suo avversario, lo sta lavorando per bene in due punti diversi, quando secondo me potrebbe concentrarsi su uno dei due punti. Vediamo cosa avrà in mente l'atleta di Rovigo, che ancora va a lanciare l'Ape Atomica contro il paletto scoperto. Mamma mia, c'è veramente uno scambio incredibile di colpi, ma attenzione perché l'Ape Atomica in questo momento tenta una controffensiva, ma uno stomp in faccia, anzi sul petto, 2-3 stomp, e l'arbitro deve fermare l'azione di Shock, però Shock non ha assolutamente paura dell'autorità, dice l'autorità qui sono io. Pure l'arbitro teme Shock, Shock che più volte nel corso degli anni non si è fatto riguardi neanche verso i direttori di gara, e vediamo che Shock va ancora a prendere l'Ape Atomica e colpirlo con un devastante braccio teso. Questo Lariat ha veramente messo in difficoltà l'Ape Atomica, che ora penso subirà lo schienamento finale. 1, 2, 2, solamente conto di 2, l'Ape Atomica ha ancora fiato. E ancora una volta Shock che si concentra sul collo del suo avversario. Forse ora è il momento giusto, perché i colpi subiti dall'Ape Atomica sono stati veramente tanti. Anche se vediamo cercare l'Ape Atomica di rimettersi in piedi, cercare di ritrovare le forze per colpire il suo avversario, ma no, un'altra ginocchiata da parte di Shock e l'Ape Atomica è in estrema difficoltà. Ma attenzione, un reverse, e ora è Shock ad andare contro il ferro nudo, e ora è l'Ape Atomica ad avere la contesa nelle sue mani. L'Ape Atomica deve approfittare assolutamente di questo vantaggio preso, lo vediamo, va a colpire Shock all'angolo, e adesso cosa succede? Evita il big boot di Shock e lo va a stendere. Assolutamente un colpo incredibile, soprattutto perché Shock non se lo aspettava, e ora l'Ape Atomica è di nuovo in piedi, pronto per fare questo Fisherman Suplex, però non riesce bene ad andare in ponte. 1, 2, solo conto di 2, non è riuscito a fare abbastanza pressione, non ha alzato il ponte, Shock è riuscito a uscire, ma se l'è vista veramente brutta. L'Ape Atomica vuole veramente vincere quella cintura. L'Ape Atomica che troviamo veramente in forma, lo vediamo, va con uno springing moonsault e non ce la fa, non riesce a connettere. Shock è riuscito ad alzarsi, attenzione, big boot, un big boot violentissimo, ora è pronto lo schienamento. 1, 2, solo conto di 2, mamma mia, l'ho vista veramente brutta per l'atleta della Romagna. A un millimetro dalla vittoria Shock, ma l'Ape Atomica è riuscita ad alzare quel braccio, e ancora una volta l'incontro va avanti. Vediamo Shock, Shock è carico, fiero di sé, va a dire agli altri lottatori: ora lo distruggo, eccolo qua il vostro eroe. Se lo carica sulle spalle, vuole connettere la sua finisher, ma no, l'Ape Atomica resiste. Non è riuscito a connettere con la sua shockwave, attenzione, l'Ape Atomica lo manda ancora contro, e attenzione, Spanish Fly dell'Ape Atomica. E 1, 2, 2, solo conto di 2, mamma mia che manovra che abbiamo visto, Stefano. È incredibile, Shock è riuscito a uscire da una manovra devastante da parte dell'Ape Atomica, che ora vuole assolutamente chiudere, è pronto ad andare al paletto, è pronto a connettere ancora una volta con una mossa volante, è pronto a usare il suo corpo per abbattere l'atleta di Rovigo. Attenzione, sta prendendo le corde, split leg moonsault, ma Shock alza le ginocchia e spezza le ali all'ape. Mamma mia, l'Ape Atomica oggi sta sfidando la gravità, troppe volte Shock è riuscito ad intercettarlo stavolta, vediamo se lo carica sulle spalle. Attenzione, Shock wave, Shock ha colpito il suo avversario, siamo all'epilogo. 2, 3, e qui abbiamo un nuovo campione italiano di wrestling. Shock è riuscito a vincere la cintura della Viva Wrestling. Dopo anni, Shock è arrivato in Viva dichiarandosi il lottatore numero 1. Ha affrontato tutti gli atleti arrivati da tutto il mondo, da tutta Europa, per arrivare a questa cima, e c'è arrivato. È riuscito a vincere questa cintura, sembra incredibile. Soltanto poche settimane fa Shock era un atleta ritirato, ora è tornato, ha battuto Andres Diamond, ha regolato i conti con il meccanico che gli ha quasi messo a fuori uso la moto, e ora qui è riuscito al primo colpo a prendere la cintura della Viva. Shock è sul posto che gli spetta, Shock è l'atleta più forte ed importante d'Italia.
In questo momento non ci sono rivali, aspettiamo soltanto la consegna della cintura da parte dell'arbitro. Chuck è lì in attesa, questo momento ora è tutto suo. Bacia la cintura, la alza al cielo, è pronto a dichiararsi il campione italiano di wrestling. Eccolo qui, pronto con la sua cintura nelle mani. Questo è il suo posto. Shock è salito sull'Olimpo, ha già dato un incontro a 5 stelle, un incontro fantastico, lo vediamo, va ancora dall'Ape Atomica, gli ricorda, questa adesso è mia. E ora la casa della Viva può dire di avere un padrone, è Shock, il nuovo campione di wrestling italiano. E ancora una volta con questa cintura, con la spavalderia che lo contraddistingue, lui vuole essere il più forte di tutti, vuole dimostrarlo e senza paura va a recuperare i suoi vestiti laddove ci sono tanti atleti che potrebbero essere un giorno lì pronti a sfidarlo proprio per quell'alloro che ora porta con tanto orgoglio. Ma la domanda che sorge spontanea è una: chi sarà tanto coraggioso, tanto ambizioso o tanto folle da sfidare un atleta di questo calibro, un atleta che ha fatto della rabbia e della forza il suo cavallo di battaglia? Decisamente sì, un'altra delle domande irrisolte qui in Viva, esattamente come chi avrà attaccato Jessica Magno. Lo scopriremo più avanti, qui, dove la passione per il wrestling è viva! Erano tanti anni! Dopo tanta merda, il numero uno è tornato. È tornato per cambiare il wrestling italiano. È tornato per cambiare la Viva! È tornato per fare razzia! Il numero uno è tornato per mietere vittime. Shock! È di nuovo alla caccia. D'oggi sarà vincere o morire. Ehi tu, adesso però me lo devi dire. Perché hai attaccato Jessica? Io non ne so niente di questa cosa. Scusami, come fai a non saperne niente? Hai attaccato Jessica. No, non ho attaccato nessuno io. Vai a dirlo. Scusa, perché avevi la cintura allora? È stata lei a darmela. Cosa? Sì, me l'ha data lei. È stata lei a mandarmi qui. No. Non ci sto capendo niente.